Eccoci qua, Fisiocomputer, Paolo Angelucci e l'ormai spero familiare Tecar TK1. In questo video noi andremo a vedere le funzionalità più importanti analizzate dal punto di vista dell'interfaccia operatore, le vere e proprie modalità con cui si governa la macchina. Fra tutte le caratteristiche dedicheremo particolare tempo alla modalità termica, che è una modalità più caratteristica di questa macchina, più unica, e alle vari tipi di interfaccia e perché questa macchina è così sicura. Salve a tutti! Questa presenza solo in voce fa sì che vi possiate concentrare sulla cosa più importante, che sono le modalità d'uso della TK1, che consentono effettivamente all'operatore di avere sempre il pieno controllo del trattamento del paziente. Allora, iniziamo per cominciare col premere Start. Come vedete, la voce ci segnala che la terapia è attivata e comincia a scorrere il tempo che è stato opportunamente impostato. A questo punto, girando la manopola nera, si deve dare la tensione richiesta, quindi l'alzeremo fino a circa un terzo della barra adesso. Ecco qua. A questo punto avete visto che, avendo io già l'elettrodo collegato, perfetto, adesso in questo momento la barra rossa rappresenta la tensione che è stata richiesta all'apparecchiatura. La barra gialla rappresenta l'impedenza del tessuto. In questo momento non c'è, perché i due connettori sono staccati dalla mia mano. Adesso appoggio delicatamente la mano sulla elettrodopiastra e adesso metto in connessione anche l'altro elettro. Come vedete, immediatamente la barra gialla si alza. Implico, la barra gialla indica esattamente che la quantità di corrente che il paziente, io stesso in questo caso, sta assorbendo. È possibile a questo punto rialzare la tensione e quindi portare la quantità di corrente vicina. Okay, ci fermiamo così. Vedete che esiste un ovoidale lampeggiante che cambia di colore mano a mano che la quantità di corrente aumenta. Potete vedere quel numerello in alto a destra, potenza W, che sta per watt uguale. Attualmente la macchina, il paziente scusate, sta assorbendo una potenza pari a 20 watt. Se noi alziamo ancora la barra della tensione, vedete, l'alziamo ancora un po', vedete che la potenza man mano aumenta e comincia a riscaldare. Questo fa sì, siamo arrivati a 30 watt, il colore sta diventando sul rosso. Tenete presente che l'apparecchiatura è tarata per erogare non più di 80-90 watt, perché a quel punto, a meno che non ci sia una particolare dimensione del paziente, si cominciano a verificare degli effetti indesiderati che potrebbero anche danneggiare il paziente, cosa che con questa macchina è onestamente difficile fare. Adesso rifermiamo il tutto e passiamo invece ad utilizzare un altro tipo di elettrodo. Come potete vedere, l'ellisse è diventata azzurro, quindi non c'è erogazione. Adesso cambiamo l'elettrodo e prendiamo un elettrodo capacitivo. Il nostro è un capacitivo vero, in quanto la testa dell'elettrodo è completamente isolata. Ecco perché abbiamo due scelte diverse. Andiamo sul capacitivo e andiamo in modalità normale, sinusoidale. Perfetto. No, sinusoidale. Perfetto, andiamo a start. A questo punto è partita la terapia, vedete? Adesso diamo tensione, come al solito, e si vede immediatamente, come vedete, che da questo punto di vista
in una sinusoidale la quantità di corrente che viene erogata è molto più elevata che nella modalità termica. Qui si vede immediatamente e si vede anche, io personalmente lo sento, ma l'effetto rosso indica la presenza, infatti siamo intorno ai 34 watt. Quindi avete potuto vedere che nella modalità termica, che era quella da cui siamo partiti, la corrente elettrica assorbita, quindi il calore, era veramente minore rispetto alla modalità normale. Quindi massimizzando l'effetto elettrico perché la tensione era alta e minimizzando l'effetto termico che, come ripeto, non è particolarmente indicato nelle fasi acute.